Il percorso che porterà la nuova impostazione del servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Arezzo ha affrontato un'altra tappa fondamentale. Il Consiglio provinciale ha infatti approvato a larga maggioranza, con 22 voti favorevoli e solo 2 astenuti, alcune importanti integrazioni all'intesa tra Regione Toscana ed enti locali. Il numero di chilometri serviti ogni anno rimarrà pressoché lo stesso, circa 6 milioni e mezzo, ma si svilupperanno innovative sinergie. La scelta è scaturita a seguito della possibilità, lasciata ai comuni da parte della Regione Toscana, di inserire i servizi di propria competenza nella gara regionale, contribuendo economicamente o gestendoli in modo autonomo attraverso un cofinanziamento regionale. Tutti i comuni della provincia di Arezzo hanno scelto, nell'ambito della conferenza provinciale dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, di procedere con questa seconda modalità. Confermata la scelta di adottare una tariffa unica in tutta la regione toscana, perfettamente integrata alla tariffa sui servizi ferroviari. Abbiamo la sinergia con tutte le amministrazioni comunali in un percorso virtuoso in cui andiamo a una forte integrazione fra il trasporto scolastico e il trasporto pubblico su gomma. È una rivoluzione. A fronte di questo, Regione Toscana, nell'ultimo perfezionamento intesa, ci mette a disposizione risorse, 1,50 euro a chilometro per le zone montane, 1,1 per le zone montane, e il lavoro di 2 anni è stato quello, comune per comune insieme alla provincia, di elaborare un progetto particolarizzato zona per zona per gestire, al momento che partirà la gara regionale, con tante piccole gare o con gare per vallata, il trasporto per queste zone marginali, fra virgolette, dico periferiche, che però sono fondamentali per il nostro territorio.